Terribile schianto nella notte a Monte Belluna, muore un 19enne di Caerano San Marco. Duomo gremito per i funerali di Carlo Benetton, vertice del mondo industriale e istituzionale, ma anche gente comune. All'aeroporto di Treviso il bilancio dell'attività di finanza dogana contro movimenti illeciti di capitali. Dal 19 luglio al 5 agosto ritorno di suoni di marca sul palco, tanti grandi artisti. TG Treviso TV, una buona serata, ben ritrovati nei nostri studi, lo avete sentito dai titoli, in apertura abbiamo la cronaca con l'ennesimo incidente stradale con esito mortale, a perdere la vita un ragazzo di appena 19 anni di Caerano San Marco. A terra rimangono i segni indelebili dell'ennesima tragedia, il muro crepato dallo schianto violento che non ha lasciato scampo ad un ragazzo di appena 19 anni. Elia Cavarzandi, Caerano San Marco, era la guida della sua Volkswagen Polo, stava viaggiando da Barcon di Vedelago in direzione Monte Belluna quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della macchina. È stato un attimo, l'auto ha prima divelto un palo dell'illuminazione e poi si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione, un boato che ha squarciato il silenzio della notte. Ho sentito una volta, ma non ho neanche la razza prima, quindi dormivo già. Dopo si è reso conto? E dopo, quando ho sentito un po' di confusione qua e là, allora sono venuto a sapere, ho visto che era a macchina già su per là. Il ragazzo è rimasto intrappolato dentro quell'inferno di lamiere contorte, la tragedia all'incrocio tra via Traversaghi e la Castellana a Monte Belluna. Immediatamente è stato dato l'allarme, terribile la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori, la porta della macchina bloccata, sul muro il segno della ruota della macchina e quella crepa evidente che racconta la tragedia. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre Elia dalla vettura, poi i disperati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, ma per il 19enne non c'è stato nulla da fare. Una strada pericolosa e molto trafficata, hanno spiegato i residenti, e le auto corrono a velocità sostenuta. Tantissimo, tantissimo, proprio veloci, sia le moto che le macchine. Veramente qui fanno delle volte le curve che è da prendere paura. Il grave incidente è accaduto poco prima delle 2 del mattino, quando in zona era in corso un forte temporale. La dinamica è comunque al vaglio della Polizia Stradale di Treviso. E questa mattina l'ultimo saluto a Carlo Benetton, gremito il Duomo di Treviso. C'è la Treviso dai suoi mille volti per l'addio a Carlo Benetton. Nell'area del Duomo, che si ferma quando scoccano le 10, c'è la gente comune al di là della strada ad osservare con l'atmosfera sospesa. C'è il mondo dell'industria e della finanza anche al di fuori dei confini della Marca e del Veneto. C'è il mondo istituzionale, ci sono anche i giocatori della Benetton Rugby. E poi ci sono loro, la famiglia. Luciano, Gilberto e Giuliana, rimasti in 3 dopo la scomparsa del fratello più giovane. La compagna di Carlo, i figli, i nipoti. È il saluto a uno dei fondatori di un'avventura che continua ma che ha perso un suo pezzo di storia, fatto di originalità, inventiva e senso di libertà. Amava la natura, Carlo Benetton, e non è un caso se sulla bara, sopra la corona di rose bianche, venga posta una foto che sintetizza lo spirito di una vita. Duomo gremito per la messa celebrata da Don Adelino Bortoluzzi, parroco di Santa Maria del Rovere, che in un passaggio dell'omelia ricorda quanto la morte di uno dei figli di Carlo, Stefano, scomparso 18enne nel 1985 in un incidente stradale, rappresentasse una lacerazione ancora grande nel suo cuore. La morte di Stefano è stato un dolore mai definitivamente chiuso per Carlo, ma ora lui ha la possibilità di curare la ferita e di ritrovare chi non ha mai lasciato. Poi sull'altare salgono anche le nipoti, per un commosso ricordo. All'uscita sono i giocatori della Benetton Rugby a portare a spalla il feretro. È il vero ultimo momento dell'addio. Malinconia e commozione negli occhi fissi sulla bara che viene tumulata nel cimitero di famiglia. L'ultimo viaggio di un sognatore.
Movimenti illeciti di capitali intercettati all'aeroporto di Treviso. Solo nel 2017 si parla, pensate, di 2 milioni di euro. I dati parlano chiaro, si è chiusa positivamente l'attività svolta dalle Fiamme Gialle di Treviso e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Canova. Nel corso del 2017 il flusso illecito di denaro complessivamente intercettato è stato di circa 2 milioni di euro. Per quanto riguarda il primo semestre del 2018 sono state accertate 47 violazioni in ambito valutario per un valore complessivo di 679 mila euro che hanno portato alla contestazione di sanzioni estinte mediante il versamento nelle casse dell'erario di 14.000 euro. In questi mesi sono state individuate le rotte seguite e scoperti i meccanismi utilizzati per il traffico illegale di denaro contante, talora ben occultato nelle intelaiature dei bagagli, in appositi doppi fondi, in cartucciere indossate sotto gli indumenti, nelle tasche interne dei borselli. L'attività investigativa sui flussi di capitali non dichiarati alla frontiera è stata quindi intensificata ed i risultati non sono mancati, ma i controlli hanno riguardato anche la lotta alla contraffazione e al traffico di sostanze stupefacenti. Grazie all'ausilio di due unità cinofile della Guardia di Finanza è stato scoperto e sequestrato un considerevole quantitativo di hashish e marijuana detenuto per uso personale. Segnalate alle autorità competenti 19 passeggeri di diversa nazionalità. Ed ora spazio alla musica perché il 19 luglio torna Suoni di Marca. Suoni di Marca Festival è pronto a ripartire sui bastioni delle mura di Treviso. È tempo di musica live, di lunghe serate sotto le stelle, di percorsi nel gusto e nell'artigianato di qualità. Dal 19 luglio al 5 agosto le mura di Treviso accoglieranno l'annuale Festival Suoni di Marca. La kermesse musicale con quattro palchi offrirà 18 giorni di musica. Dal jazz alla musica rock, alla musica reggae, al cantautorato, sempre con artisti di qualità, quindi cito Lina Zilli piuttosto che i Morciba, Rick Wakeman degli Yes, una serata dedicata al cantautorato di Gianluca Grignani, il reggae e la musica indipendente, Calibro 35, Willy Peyote. Quindi... Suoni di Marca offrirà serate e musicali tematiche che il pubblico potrà apprezzare anche passeggiando tra i colori della mostra mercato, gustando aperitivi e cene o semplicemente ascoltando una straordinaria serie di concerti gratuiti. E lavoreremo su due binari, quindi su un binario per far conoscere Treviso e tutti gli eventi culturali anche fuori provincia e chissà a livello nazionale come Sogno Internazionale, ma anche valorizzando tutte quelle che sono le nostre eccellenze. Il festival quest'anno avrà un'attenzione particolare per la quiete pubblica, visto che con le scorse edizioni i residenti si erano lamentati per il volume troppo alto della musica. Dopo tanti anni sono state trovate delle soluzioni abbassando il livello dei decibel, creando delle barriere per quanto riguarda la musica nei palchi secondari, riducendo il palco centrale prima della mezzanotte, quindi la chiusura, per cui i volumi davvero sono molto contenuti. Insomma, si mette d'accordo un po' tutti. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito. Una buona serata.